Ogni anno, con le loro decorazioni, i supermercati ovunque ci ricordano che è arrivata la Pasqua. Gli scaffali sono pieni di cioccolate e caramelle di tutti i tipi, il che ci porta ad una questione importante. Ma la Pasqua è semplicemente una festa del cioccolato? Ovviamente la risposta è no. La Pasqua ci ricorda la morte e la resurrezione di Gesù, del come ha conquistato la morte e del suo potere. La Pasqua, il giorno della resurrezione, è il centro del messaggio del Vangelo. Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è resuscitato, è alla destra di Dio e intercede per noi. Romani 8:34. La prima Pasqua, la Pesach, è menzionata nel Vecchio Testamento in Deuteronomio. Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, poiché nel mese di Abib il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Non mangerai con queste offerte pane lievitato, per 7 giorni le mangerai con pane azimo, pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto. La Pasqua commemorava il giorno in cui il Dio di Israele aveva liberato il suo popolo dalla schiavitù. Il popolo di Dio lasciò l'Egitto. Finalmente, libertà dopo 400 anni di schiavitù. Allo stesso modo, Gesù è stato il nostro agnello pasquale e per la sua morte e la sua resurrezione che siamo liberati dal potere e dallo schiacciante peso del nostro peccato. Il suo sacrificio ci permette di lasciare l'Egitto, il luogo della schiavitù. Che liberazione per tutti coloro che sono diventati figli di Dio! È una vittoria che celebriamo durante la stagione della Pasqua. Una vittoria per me e per te, caro amico. La Pasqua è tutt'altro che la festa della cioccolata e delle uova colorate. È la celebrazione della vittoria di Gesù, della tua liberazione e redenzione attraverso il sangue. Grazie d'esistere, Eric Sellerier.